Buonasera a tutte e a tutti. Mi chiamo Valeria e sono una studentessa di storia dell'arte di questa città. Pochi giorni fa, alcuni studenti di questa facoltà, di questa università, in corteo, dopo una grande giornata che si è data a Pisa, così in molte città italiane, così in molte capitali europee, siamo entrate in uno stabile lasciato abbandonato da molti anni, proprio dietro il Teatro Rossi, anch'esso lasciato abbandonato in questa città. Voglio ringraziare Ascanio Celestini, che ci ha dato la possibilità di venire qui oggi, di salire su questo palco per potervi raccontare chi siamo. Siamo studenti, precari, disoccupati, abitanti di quartieri popolari, giovani che probabilmente non avranno mai una pensione. In questi giorni siamo bombardati dai titoli dei media mainstream che sostengono la possibilità di una prossima uscita dalla crisi, un'uscita che richiederà sacrifici da parte di tutti. Parlano quindi di equità. Non fidarsi del governo Monti non nasce da un pregiudizio, ma dalla consapevolezza che i sacrifici che verranno chiesti partiranno da noi e si concluderanno a noi. La nostra realtà quotidiana è già questa. Da quando la crisi economica è esplosa, noi abbiamo cominciato a pagarla. La paghiamo ogni giorno nei luoghi di lavoro, nelle nostre scuole che cadono a pezzi, nelle nostre università, sempre più fabbriche di precariato. La paghiamo nelle nostre città, che nella morte della crisi divengono sempre più luoghi inariditi e desocializzanti. Per questo oggi siamo qui, in un luogo come il Teatro Verdi, centro e parte della cultura pisana. Crediamo che arte, cultura, saperi rappresentino parte del patrimonio da difendere e da non assoggettare alle logiche delle banche e del profitto. La cultura per noi non è logica commerciale, ma è qualcosa che necessariamente deve essere accessibile a tutti. Deve essere elemento risocializzante, che non abbia confini, che sia anche occasione di ridefinizione degli spazi urbani, troppo spesso suddivisi tra un centro città vetrina e quartieri dormitorio. Questa è la sfida che proponiamo. Vogliamo costruire un presente e un futuro di cambiamento che non si risolvano unicamente nella brutalità delle logiche finanziarie. Questo è quello che stiamo provando a fare. Questo è quello che vorremmo realizzare sperimentando nuovi spazi di socialità, di democrazia e di organizzazione. È per questo motivo che da qualche giorno ci siamo riappropriati di uno spazio vuoto nella nostra città, uno stabile nel cuore della città universitaria, che è stato oggetto di diverse speculazioni, passando da una proprietà all'altra, di banca in banca, rimanendo inutilizzato. Via La Pergola per noi è la concretizzazione dello slogan Occupy Pisa. Occupy Pisa è un'idea, un progetto, una possibilità, una risposta, un punto da cui ripartire per creare forme di cooperazione, di scambio, di messa in comune che vadano oltre la povertà che ci cade addosso ogni giorno e che siano il segno tangibile di un cambiamento reale. Via La Pergola è un divenire. Vi invitiamo a attraversarla, a conoscerla e a costruirla. Grazie a tutti.